campagna, rischio di chiusura, no? Quindi lei ne sa più di noi. Allora diciamo che questo movimento, certo, quando uno dice la prima cosa dovrebbe essere portare fuori la politica dalla sanità, spezzare tutti questi ingranaggi. Dico sempre che se uno rispettasse il settimo comandamento tutti questi problemi non ci sarebbero. Se voi entrate all'ospedale San Filippo avete visto un cartello, uno standardo che io condivido pienamente, l'unica assicurazione sulla Covid è San Filippo, un ospedale che è definito di alta specialità, perché veramente c'è gente con, tolto me, c'è gente veramente che a livello nazionale e internazionale può dire la sua. Se uno si mettesse a tavolino e lasciasse da parte gli interessi personali dell'azienda, dell'ospedale, il problema di Roma e del Lazio si potrebbe risolvere. Tipo, voi sapete che a Roma esistono 25, se non 27 sale di emodinamica. Emodinamica è dove il paziente fa la coronarografia, dove può fare l'angioplastica primaria, dove può fare determinati trattamenti. In città come Parigi ce ne stanno 4-6. A Roma ce ne stanno 25, alcune funzionano 6 ore al giorno. Che vuol dire? Che funzionano se sta presente la persona per la quale l'hanno fatta. Non è possibile fare le cose ad persona. Se noi non partiamo da questo presupposto, la sanità nel Lazio non la risolviamo. Nel 2000 era stato fatto un progetto, 2000, l'anno del giubileo, era stato fatto il progetto di ristrutturazione della sanità del Lazio. Cambiata la politica, sono cambiati i presupposti, non è stato fatto più niente, noi stiamo a livello del 2000. Uno dei problemi grossi della sanità del Lazio è il 118. Io non riesco a capire come in Toscana, in Emilia Romagna, in Liguria, nel Veneto, il 118 faccia sulle ambulanze dei trattamenti che qui nel Lazio non sono possibili. Dalla politica che ci azzecca? La politica ci azzecca perché un sindaco che ha un ospedale nel suo paese c'è un centro di potere non indifferente. Perché? Perché? Perché può nominare l'amministrativo, può nominare l'azienda degli appalti, può nominare l'infermiere. Il medico è già un po' più difficile perché ci dovrebbe entrare per concorso. E poi quando sei alla fine dei 5 anni del mandato, tiene conto, certo, quello che gli ha dato il posto di lavoro, penso che gli ridà il voto. Il 5 Stelle si propone, prima di tanti programmi, la rete no, internet, di portare la trasparenza all'interno della regione, dei conti, far capire ai cittadini, poi dice uno da casa andare a vedere effettivamente cosa fanno quei propri soldi, capire come vengono spesi, capire in che modo. Il vantaggio 5 Stelle che non è legato al lobby, eccetera, al movimento dei cittadini, quindi quello che dice si può sperare che poi riesca a farlo, perché non segue delle dinamiche che sono ormai quelle dei clientelari, dei partiti, che non si riescono a spezzare. Perché non ti presenti tu alle prossime elezioni? Sul serio, pensa che bello avere Beppe Grillo come presidente del consiglio. Sarebbero contente milioni di persone se avessimo un comico al posto di un buffone.